Presentare l'ospite di questa sera non è certo semplice, perché quando poi si riesce a suonare anche alla Casa Bianca, beh, un po' di soggezione l'ospite ce lo mette. I più attenti forse avranno già capito, ma vi lasciamo qualche attimo di suspense. Buonasera cari amici di Video Mediterraneo, buonasera a tutti gli amici di Hub Sicilia, buonasera Ale. Buonasera Sara. Oggi un viaggio in musica, un viaggio che ci permette appunto di spaziare fra le sette note musicali, ma spaziare all'interno di un talento musicale davvero unico. Esatto, tutto siciliano. Lui è l'enfant prodige del jazz. Si muove con disinvoltura tra New York e la Sicilia e in vari paesi del mondo, ovviamente Covid permettendo. Ha veramente suonato con i grandi del jazz ed è un talento puro. È con noi Francesco Cafiso, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, ciao a tutti. Innanzitutto, in quale parte del mondo sei adesso? In questo momento mi trovo a Vittoria. Ah, ecco. Sono già qui da parecchi mesi, da quando è scattato, diciamo, il primo lockdown, perché ho fatto in tempo, diciamo, a registrare l'orchestra sinfonica e il quartetto. Appunto, la registrazione è il mio ultimo disco. E dopodiché sono rientrato qui a Vittoria perché appunto è scattato il lockdown e quindi ho preferito comunque fare base qui nella mia città natale. Alla quale tu sei molto legato. Senti Francesco, partiamo proprio dall'ultimo lavoro che è veramente molto suggestivo e ha una storia molto molto bella che vuole essere assolutamente raccontata e che tu sei riuscita a raccontare magistralmente. Irene è un veliero. È un veliero che tu hai raccontato in Sì. modo particolare, Irene of Boston. Sì, il Reno Boston è un veliero che è stato costruito nel 1914 e dopo quasi un secolo di viaggi per i mari del mondo, stranamente insomma, si è adagiato sulla costa di Pozzallo ed è diventato poi alla fine un relitto, un guscio corroso dal tempo. Quindi appena sono venuto a conoscenza della presenza di questo relitto appunto sulla costa di Pozzallo, sulla Barata, questa diciamo, storia ha stuzzicato la mia fantasia, la mia creatività, e da lì poi è partito tutto un processo creativo, perché è nata in me la voglia di riportare per un'ultima volta in mare Irene. Quindi nella mia immaginazione i legni e gli ottoni di questa barca si trasformano in legni e ottoni di una vera e propria orchestra sinfonica. Di conseguenza ho scritto tutta la musica, ho coinvolto la London Symphony Orchestra e ho fatto una bellissima esperienza. Tra l'altro, all'interno di questo album c'è anche Corto Esatto, Maltese, stavo dicendo, perché ricordiamolo, il marinaio avventuroso creato dal genio di Hugo Pratt. esatto. Sì, che è una figura fondamentale all'interno di questa storia perché, come dire, c'è una sorta di metamorfosi nella metamorfosi. All'interno dell'album Irene si trasforma ulteriormente in una bellissima donna con la quale Corto inizia una conversazione quasi impossibile. Dico quasi perché ovviamente è onirica, ma è possibile soltanto nei mari della fantasia. I due, insomma, iniziano questa conversazione però a rompere l'incantesimo e Rasputin che rappresenta la follia e che riporta entrambe le figure alla loro vera natura. Corto Maltese, quella del girovago avventuriero senza un porto sicuro su cui, a cui poter attraccare, invece Irene si rende conto di non essere altro che un ammasso di legni fradici adagiati sulla costa di Pozzallo. Tuttavia adesso c'è una, come dire, consapevolezza diversa perché nulla potrà essere come prima, non c'è la fine di qualcosa, ma c'è un'ulteriore trasformazione, un cambiamento, un'ulteriore metamorfosi, appunto. Ed ecco che il viaggio continua. Da una vita all'altra. Guardiamo un trailer di questo video, Irene of Boston. Irene di Boston era un veliero con una storia di viaggi attraverso i mari del mondo. Costruito nel 1914 in Cornovaglia, poi, un centinaio d'anni più tardi, un ammasso di legni arenato sul lungomare di Pozzallo, porto della Sicilia sudorientale che si spalanca sul Mediterraneo. Nella mia immaginazione, Irene subisce una metamorfosi. I suoi legni e i suoi ottoni diventano strumenti musicali di una vera e propria orchestra, restituendole così la vita per raccontarsi attraverso le note.
Irene supera i limiti fisici della corruzione del tempo per abbracciare quel vento che spinge ad andare sempre un po' più in là. Nel 2016 si è formato un gruppo di lavoro che ha coinvolto alcune figure artistiche, con l'intento di dare vita ad un laboratorio creativo in cui più forme d'arte potessero incontrarsi per sviluppare un progetto sul veliero Irene of Boston. L'equipaggio era formato dallo scrittore Marco Steiner, dal fotografo Marco Danna, dall'artista figurativo Giovanni Robustelli, dal videomaker e regista Vincenzo Cascone, dall'attore Giulio Forges d'Avanzati e ovviamente dal sottoscritto. Tutto è iniziato quasi per gioco, perché l'importante è divertirsi seriamente. È così che ci siamo imbarcati in questa nuova avventura. Ci siamo incontrati a Venezia, location unica e dimora di Corto Maltese. Sin da subito una serie di coincidenze e incastri favorevoli ci hanno fatto intuire che questa esperienza avesse qualcosa di veramente unico, oltre che di speciale. Qui è nato tutto. Una 3 giorni di confronto, condivisione e lavoro, in cui l'unico obiettivo è stato quello di creare qualcosa che potesse riportare Irene ancora una volta in mare. È in questi giorni che io ho scritto i brani contenuti in questo disco. Mi sono seduto al pianoforte e bam! La musica era già lì. La magia di Venezia, Corto, il fascino del mare o del veliero, non saprei. Ma è certo che questa musica riaffiorava spontanea, di getto. In quei giorni abbiamo fatto un giro per la laguna con uno splendido veliero, per poter immergerci ancora di più negli abissi della nostra fantasia. Una splendida giornata, con il mare calmo e una leggera brezza appena capace di gonfiare le vele della barca. Ho preso il mio sassofono e ho iniziato a suonare, liberamente. Meraviglia, Sara, questa, lui che suona su questo veliero. A parte c'è voglia di tornare a mare, questa esatto. Voglia di evadere di cui tutti ne sentiamo l'esigenza. Tra l'altro, se non sbaglio, Francesco, proprio qualche settimana fa a Pozzallo c'è stata un'altra presentazione di questo progetto. Più che una presentazione, diciamo che sono stato contattato dal sindaco di Pozzallo, perché come voi potete ben immaginare Irene è conosciuta da tutti lì a Pozzallo, e quindi è stata, diciamo, un'occasione per poter dialogare e parlare di questo progetto. Spero in futuro, insomma, ci sarà una riapertura generale, anche l'occasione di fare magari una presentazione proprio a Pozzallo. Tra l'altro questo luogo, la Balata, è un luogo adesso per me veramente speciale, perché io ci sono ritornato anche successivamente quasi con l'intenzione di voler ringraziare, restituire qualcosa a questo luogo, perché Irene per me è un progetto molto speciale. Sin dall'inizio è come se avessi semplicemente dovuto assecondare il flusso, come se avessi dovuto semplicemente assecondare il corso degli eventi che mi hanno portato, esperienza dopo esperienza, incontro dopo incontro, a sviluppare questo progetto che, ripeto, per me è molto speciale. Ma al di là del legame che tu hai con questo veliero, questo disco come si colloca nella tua carriera letteraria, musicale, perdonami? È un disco molto importante, perché per la prima volta io ci sono in tutte le vesti possibili e immaginabili, dal compositore all'arrangiatore insieme al pianista Mauro Schiavone, al produttore, al discografico, perché questo disco ho deciso di pubblicarlo con la mia propria etichetta indipendente che si chiama E-Flat, che hai creato qualche anno fa, che ho creato nel 2017, sì. Perché? Diciamo che è stato un ulteriore step nel mio percorso artistico, un'esigenza, cioè il piacere di come dire, scollegarmi un po' anche da tutte le logiche che regolano il mercato discografico, per essere ulteriormente ancora più indipendente, diciamo, e libero di organizzare il mio lavoro, anche se devo dire che nel futuro c'è una cosa che avevo attenzionato precedentemente, ma lo farò in maniera più approfondita, produrrò anche lavori di altri musicisti che vorranno far parte
diciamo della scuderia i Fletti Ma è di già questa famiglia. qualcosa sotto mano? Ah, per il momento no, per il momento no, anche perché questo è stato un periodo molto molto intenso per me, appunto per il lavoro che ha richiesto un progetto come Irene, perché come dicevo ho curato ogni singolo aspetto, quindi c'è Francesco Grafiso in toto, e sono stato molto impegnato. Adesso poi tra l'altro c'è una situazione che insomma non agevola il lavoro, così come gli spostamenti, i viaggi, il contatto con gli altri, eccetera. Però successivamente è sicuramente un aspetto che voglio curare perché mi interessa molto. Ma produrrai soltanto jazz o anche altri generi musicali? Ma la mia intenzione è quella di produrre jazz, anche se voglio dire, jazz è una parola che che può abbracciare tantissime sfaccettature, tantissimi elementi. Fondamentalmente, ecco, musicisti che hanno talento, ovviamente, che hanno spessore, che hanno un'identità ben precisa a livello musicale, e che soprattutto riescano a produrre della musica, che riesca a comunicare qualcosa. Ovviamente, diciamo, l'identità della mia etichetta è jazz. Però anche questo è un aspetto che poi eventualmente verificherò dopo, successivamente. Aperto a varie possibilità. Noi abbiamo altri video da far vedere perché vogliamo proprio entrare nel tuo mondo musicale, preludio alla banda. Dopodiché ci separiamo per una breve pausa pubblicitaria e torniamo subito dopo. Lasciati prima della pubblicità, appunto guardando Preludio alla banda, ma anche in questa seconda parte vedremo, cara Ale, cari telespettatori, altri video. Francesco, io la domanda te la devo fare, ma suonare davanti al presidente Obama, primo presidente di colore, nella sera della festa che viene dedicata al neo presidente, era alla sua prima elezione, era il 2009 se non sbaglio, il 19 gennaio, perché poi il 20 gennaio ogni volta si fa il giuramento. Che emozione è stata? Come è arrivata la chiamata? Allora, la chiamata è arrivata tramite email, e lo ricordo perfettamente, anzi non lo scorderò mai, perché stavo facendo colazione, erano le 7:30 del mattino e ho visto appunto la mail con lo stemma della Casa Bianca, insomma la bandiera americana, il logo, eccetera. E lì per lì sinceramente mi è sembrato uno spam, quindi non ho prestato Volevi l'adeguata cancellarlo? attenzione. Sì, lì per lì, vabbè, dico, sarà una di quelle pubblicità che arrivano ogni tanto. Poi in realtà sono ritornato dopo qualche minuto per controllare nuovamente le mail e ho notato che nella mail c'era scritto Wynton Marsalis, che come voi sapete, insomma, è il Sì. musicista che mi ha scoperto e che mi ha portato alla ribalta. Quindi
Questo elemento ha attratto la mia curiosità e ho letto la mail con la giusta attenzione. E quello era in sostanza l'invito da parte di appunto Winton, che era l'ospite diciamo principale della serata, ma che poi ha deciso di accerchiarsi di tutta una serie di musicisti molto importanti che hanno anche fatto la storia del jazz, quali per esempio Roy Haynes o Dave Brubeck, insomma tantissimi musicisti. In questa mail c'era scritto appunto che ero stato invitato per suonare in occasione dell'insediamento del presidente Barack Obama, appunto il 19 gennaio, al Kennedy Center in realtà. E quindi io il 18 gennaio ho preso un volo, sono arrivato praticamente la sera prima lì a Washington e ho vissuto un'esperienza surreale per mille motivi, perché appunto si trattava di un momento storico, sociale molto importante per la comunità americana, afroamericana, per tutti i jazzisti, per insomma veramente mille aspetti. E poi, come dire, un momento veramente entusiasmante, ricco di energia, un'atmosfera pazzesca lì al Kennedy Center, con il gota del jazz mondiale e allo stesso tempo la voglia di festeggiare, di stare insieme, Ma di sei godere riuscito a proprio della scambiare serata. qualche parola con il presidente Obama? Non è stato possibile per un semplice motivo, che c'era i livelli, diciamo, di sicurezza erano incredibili, quindi era proprio difficile spostarsi da un ambiente all'altro addirittura. Quindi no, il presidente ovviamente era lì in platea, l'ho visto, era lì che insomma si divertiva con il nostro jazz, però non c'è stata purtroppo possibilità di vederlo, di stringergli la mano. Vabbè, ci saranno certamente altre occasioni perché la tua carriera, siamo sicuri, è ancora lunga. Noi vogliamo vedere un altro video, I Remember You, e poi magari subito dopo ci piacerebbe tu ci raccontassi anche questa figura che per te è stata straordinaria, oltremodo che strategica, come quella di Marsalis. Guardiamo. Torniamo in studio, Francesco. Allora, raccontaci questa figura straordinaria, raccontaci New Orleans. Allora, New Orleans è la patria del jazz, è un posto con un'energia molto interessante, spettrale per certi versi. È un luogo che sono recato quando ero ancora adolescente perché in me c'era la voglia di fare tutte le esperienze che fanno solitamente i jazzisti del luogo. E quindi ho suonato sui balconi con le marching bands, in tutti i locali della città, per strada. Ho fatto proprio un'esperienza molto formativa da questo punto di vista.
È una città veramente molto interessante. Tra l'altro, questo poi successivamente, e lo dico col senno del poi, perché si è verificato veramente dopo tanti anni, mi ha portato a scrivere altra musica e a registrare altri dischi. Per esempio, la banda, che è appunto dedicata alla tradizione bandistica, ma come elemento collegato al jazz. Quindi elemento che ha contribuito a innovare e che hanno tra l'altro portato dentro questa musica proprio i siciliani. Voi sapete benissimo che insomma il primo disco della storia del jazz è stato registrato da Nick La Rocca nel 1917, che il jazz nasce dall'incontro di più culture, ci sono gli italiani del sud, ma in particolare appunto i siciliani, gli ebrei e gli africani che hanno portato il ritmo. Quindi la banda come diciamo collegamento tra Sicilia, New Orleans e quindi blues e quindi tutti gli ingredienti che sono dentro questo grande calderone. E poi successivamente ho anche registrato un altro disco che si chiama We Play for Tips, noi suoniamo per le mance, perché uno dei ricordi indelebili nella mia memoria è appunto quello di alcuni musicisti molto bravi che suonano per strada a New Orleans e davanti a loro hanno un cappellino con scritto "Noi suoniamo per le mance". Questa è un'immagine che è rimasta proprio impressa nella mia memoria e a distanza di tempo mi sono ispirato a quell'esperienza fatta appunto a New Orleans per registrare un altro disco con un nuovo progetto, un nonetto, insomma, per scavare ancora di più in profondità, diciamo, nel mio universo musicale. Francesco, potremmo citare tante cose belle che hai fatto, tanti posti dove hai suonato anche per tutte le comunità italiane che sono sparse nel mondo, possiamo citare l'Expo di Shanghai, possiamo parlare di Londra, possiamo davvero spaziare a 360 gradi, però permettimi di dire, forse da nazionale popolare, quale mi sento quando poi nel 2009 ti arriva la nomina ambasciatore del jazz nel mondo, quindi sei tu che vieni scelto come italiano in un contesto come l'Umbria Jazz, che sappiamo ha una rilevanza davvero internazionale, lì la responsabilità la senti più forte? A dirti la verità, no, nel senso che mi rendo conto di quanto sia importante questa onorificenza e insomma sono onorato di averla ricevuta ovviamente, però allo stesso tempo io sono uno abituato diciamo, a essere molto concentrato solo ed esclusivamente sulla musica e quindi tutto il resto in qualche modo è una conseguenza. Sono molto contento di portare avanti questa tradizione. Assolutamente, come dicevo prima, ho citato appunto Nick La Rocca, ma ci sono tantissimi altri musicisti italoamericani che insomma sono diventati nel corso del tempo molto importanti punti di riferimento proprio per il mondo del jazz. Mi vengono in mente anche Frank Sinatra per dire, oppure Chick Corea, oppure Joe Lovano. Quindi diciamo essere annoverato in questa categoria mi rende particolarmente felice e cerco ovviamente di dare il massimo, di fare del mio meglio. Suonando proprio al massimo delle mie capacità e potenzialità. Senti Francesco, questo è stato un anno particolare per tutti, per chi fa musica e arte in modo particolare. Comunque c'è un nuovo album in uscita. Che progetti ci sono, ovviamente compatibilmente con l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo? I progetti sono fortunatamente sempre tanti perché comunque anche in questo periodo ho cercato e sto cercando di ottimizzare, cioè di vivere al meglio, diciamo, questo momento, dedicandomi ad alcuni aspetti che tra l'altro a causa dei vari impegni lavorativi prima avevo un po' trascurato. Tra l'altro, nonostante il periodo, diciamo, non proprio ideale per la pubblicazione del disco, ho comunque deciso di condividere questa musica con il mio pubblico, con voi tutti, proprio per anche insomma dare la possibilità attraverso la musica, attraverso l'arte di sognare, di evadere un po' da questa realtà che spesso insomma ci costringe eccessivamente dentro le mura di casa. Quindi i progetti poi per il resto sono tanti, sto già pensando a nuove collaborazioni, a nuovi viaggi, a nuove composizioni, insomma cerco sempre di tenermi impegnato e appena ci sarà la possibilità, una
una riapertura, diciamo, non vedo l'ora poi di concretizzare queste nuove idee. E l'importante quindi, Francesco, è non fermarsi mai, ascoltare sempre buona musica, che poi davvero ci aiuta a superare i momenti più difficili. Grazie Francesco per essere stato con noi. Noi chiuderemo tra l'altro la puntata proprio in musica Guarda, io con un direi, altro glielo video. facciamo lanciare a Francesco. Glielo facciamo lanciare a lui? Blowin. Raccontaci velocemente in pochissime parole questo video e noi poi ci fermiamo perché questa puntata finisce qua e la concludiamo in musica. Vai Francesco. Blowing è un gioco di parole perché blowing in inglese significa appunto soffiando, riferito a to blow in the horn, quindi soffiare dentro lo strumento, dentro al sassofono in questo senso. Ma allo stesso tempo l'ho scritto in maniera diversa, quindi blow-win con la Y, che sta per Winton, perché si tratta di un brano dedicato a Winton Marsalis, che è il musicista appunto che mi ha scoperto quando io avevo 13 anni. Quando eri ancora in fascia, grazie mille. Grazie Francesco. Grazie a voi, E grazie a allora a voi. A questo presto. punto salutiamo i nostri telespettatori insieme a Francesco Capiso perché ci piace chiudere questa puntata con le sue meravigliose note e con un po' di musica che ci mette sempre tanta allegria. Ciao Ale. Ciao, buona serata. Buonasera a tutti voi. Thank you.